Ciao a tutti ragazzi, sono Len e benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft. Allora, nello scorso episodio avevamo detto che oggi saremmo andati in miniera. Infatti è quello che faremo, ci attrezzeremo con fornace e diversi oggetti, un pochino più di legno, il coal e basta, ci facciamo diversi picconi, diversi, cioè possiamo farcene neanche due, solo uno possiamo ancora farcene. Perché Getting a Noob Prey? A Noob Prey? Non l'avevamo già fatto. Ah, vabbè. E voglio vedere un attimo una cosa. Se qui. Dov'è? Ma si sono resettati, mi sa, gli achievements. Vabbè, fa niente per noi. Cambia poco. Mi farei anche una pala nuova. Già che ci siamo, facciamo anche una pala. Ok, torce. Giusti, giusti bastoncini. Ok, e possiamo partire. Cibo. Ne abbiamo. Portiamoci anche le patate in caso. In caso. E speriamo di non morire. Perché se moriamo in caverna ho paura che non ritroveremo più il posto. Io avevo visto una caverna, non questa, ma va bene anche questa. Ah no, non va bene. Avevo visto una caverna sotto al villaggio, ma va bene anche questa, che poi è la stessa forse. Ma vabbè. No, non è la stessa. Sì, che è la stessa. Questo era il posto del villaggio, vero? Sì. Sì. Prendiamo il carbone, giusto per incominciare. Speriamo anche di trovare diamanti, perché almeno riusciamo subito ad andare nel Nether. Se troviamo anche un po' di lava, e la lava ce l'abbiamo di sicuro, perché quella là che abbiamo di fianco casa più o meno, diciamo. E se andiamo nel Nether riusciremo a trovare i blaze, a fare cose del genere. Io mi sarei anche fatto. No, no, niente. Non abbiamo i materiali. Un'armatura. Volevo dire un'armatura, ma non abbiamo i materiali. Qui c'è un altro villager. Oh, non mi piace. Dove è andato il pezzo di legno? Vabbè. Oh, ciao. Dov'è lo zombie? Dentro a questa casa. Ah, ok. Te ci rimarrai a vita, stai qui finché non desponi. Meglio. Sì, ma tutte caverne finte. Adesso me la scavo io una. Vediamo se non è cresciuto niente, perché no, il chunk non è stato caricato, per cui non è cresciuto niente, tranne qui un po' di carote, ma che fortuna, ne abbiamo presa solo una. Ok, qui già due. Vabbè, cerchiamo una caverna. Ecco questa. No. Eccola lì. No, basta. Vado vicino a casa e mi scavo un buco, se no ci stiamo tutto l'episodio a cercare una caverna. Più o meno questo sarebbe un posto dove fare un po' di legno perché è molto fitta la vegetazione. Allora, iniziamo con scendere qui, almeno siamo già più in basso di cubi. E basta. Faccio la scala più alta perché poi vorrò farci una ferrovia per scendere, perché almeno siamo un pochino più veloci, diciamo. Mettiamo un po' di torce. Almeno evitiamo anche qui spawn indesiderati di mob. Siamo a livello 52. Speriamo di trovare diamante, ovviamente. Però ci servirà anche del ferro, perché se non abbiamo il piccone di ferro, il diamante ce ne possiamo anche avere
tantissimi stack che, di diamante grezzo che non possiamo farci assolutamente niente. Sono al telefono, rispondo un momento. Ok, eccomi tornato, scusate, sempre interruzioni. E stavo dicendo che dobbiamo per forza avere del ferro, se no ci facciamo il brodo con i diamanti. Un po' duro perché il brodo con i diamanti sarà un po' duro. Scalfirà i denti. Beh, no. Si trovano diamanti dal livello 11 al livello 5, mi pare, fino a Bedrock ovviamente, più sotto non si può andare, e ecco il ferro, bene, anche il carbone. Spero che non si senta una voce, spero. Vabbè, fa niente, se la sentite ignoratela pure. Poi questo carbone torneremo a prenderlo, se no perdiamo un mucchio di tempo. Però il ferro lo prenderei. E se no, se no niente. E basta, non so più cosa dire. D'ora in poi queste parti le taglierò perché mi accorgo da solo che sono noiose, per cui penso che anche voi le troverete noiose, ovviamente. Per cui le taglierò. Aia, ho fatto uno screen. Siamo a livello 29. Ok. E basta. Le taglierò d'ora in poi. Questa è la prima volta che andiamo in miniera, poi basta, le taglierò. Se no, a parte che viene, cioè, ci sarà da perdere più tempo perché devo farmelo io e il video quindi verrà più corto e però ci sarà più contenuto, diciamo. E quindi secondo me a parità è meglio più contenuto che la lunghezza. Che poi non. Meglio un video di 10 minuti che però ha contenuto che uno di 20 minuti, mezz'ora che non ha intrattenimento in un certo senso, secondo me. Poi non lo so. E ditemi se volete che taglio queste parti. Secondo me sì. Che almeno evitiamo pezzi noiosi. Perché velocizzo e metto della musica, se no sono davvero troppo noiosi, secondo me, queste parti. Aia, ma sono laggate queste che da ogni tanto o il mouse? 12, ok. Io inizio a scavare di regola dal livello 11. Ok, di qua quindi. Perché io la maggior parte dei diamanti li trovo al livello 11, quindi. E quindi farò così. Non staremo tutto il tempo in miniera, sicuramente, perché vorrei anche vedere una cosa. Entità. E di lì ce n'è due. Ciò significa che se tanto mi dà tanto, di qui c'è anche una caverna. Vabbè, facciamo la striscia giusta, dai. Se no, se poi iniziamo già ad andare storti, poi non va bene. Bene, oro, ma non possiamo prenderlo. Lo prenderemo poi perché non ho voglia adesso di cuocere il ferro. Quanto ne abbiamo? Sì, lo cuocerò perché. E abbiamo trovato anche la redstone crafting table.
che non serve a niente. Comunque, fornace. Mettiamo un coal e 8 pezzi di ferro. Intanto andiamo avanti. Un trucchetto per togliere la grave: mettere una torcia e si distrugge tutta. Giusto un trucchetto per fare più veloce. Funziona anche con la sabbia, ovviamente. Mi sembra anche con pressor plate, bottoni forse. Almeno mi ricordo che nella 1.2.5 funzionava. In questa versione non lo ricordo molto bene se l'hanno fissato o no. Per cui, perdonatemi se ho detto una cavolata. Facciamoci un piccone di ferro. Prendiamo quest'oro e la redstone. E la redstone, per fortuna, è diventata. Si possono fare i blocchi di redstone perché se ne trova davvero tanta, e almeno è più comodo da poterla trasportare, cioè non trasportare, da poterla staccare, diciamo, in blocchi, perché prima occupava davvero molto spazio senza cubi. Anche il carbone, che prima occupava molto molto spazio. E solo carbone, pezzi di carbone, invece adesso con i blocchi, secondo me, è molto più comodo. E una cosa che invece trovo, cioè, inutile, diciamo, sono i blocchi di smeraldi, perché gli blocchi di smeraldi, secondo me, non ha senso farli a blocchi, perché se ne trovano talmente pochi che quasi non ha senso fare i blocchi. Perché non ho mai visto nessuno fino ad ora fare delle costruzioni in survival, intendo, di smeraldi, di blocchi di smeraldi, perché sono davvero molto molto dispendiosi da trovare, non dispendiosi da trovare, difficili da trovare, perché andare sotto le montagne a trovare gli smeraldi è. Secondo me è molto molto difficile, perché sono anche, mi sembra, più rari dei diamanti, per cui l'unico modo per averli è un abbiamo finito il piccone, ce ne facciamo ancora uno di pietra, poi possiamo andare con quelli di ferro, perché mi dispiace sprecarli quelli di ferro. E dicevo, si possono fare con i villager, che ad esempio dei buon trade, che sono quelli che si scambiano, vuol dire, cioè intendo, sono ad esempio carta per smeraldo. Quello lì, secondo me, è un buon trade. E poi c'è il villager, il migliore, secondo me. Il villager perfetto, diciamo, che è quello che ha il trade della carta per ultimo, perché almeno, per chi non lo sapesse, un villager dopo tot trade del trade che non è sbloccato, se ne fa solo un tot. Dell'ultimo trade invece può farne quanti Può farle infiniti, solo ci vuole il tempo di che si rigeneri, diciamo, non che si vabbè, che ritorni il trade e basta. E quindi è finito, basta fare una farm di canne da zucchero, magari anche automatica, e si hanno smeraldi infiniti. Perché se no, se si ha ad esempio nel primo trade, bisogna per forza, ciao, sbloccarli tutti. E bisogna, perché se no il primo sbloccherebbe.
E bisogna ogni volta che si blocca il primo sbloccare l'ultimo trade, che magari è uno stack di smeraldi per, che ne so, una cobblestone. Cioè non esiste questo trade perché almeno non penso. Spero. Perché sarebbe da pazzi, però sarebbe molto molto scomodo spendere molti smeraldi per una cosa che costa davvero poco. E a me sembra che potrebbero anche mettere che i villager costino un po' meno perché o abbiano dei trade più sensati, perché finora per 9 biscotti uno smeraldo secondo me è molto eccessivo. Anche per un panino, anche per dei polli crudi, anche per dei pesci, anche per qualsiasi cosa è molto caro il trade dei villager. E basta, secondo me se si cambiassero ci sarebbe anche più scambi, diciamo, con i villager. E per cui sarebbe anche più utile trovare un villaggio. Sento un ragno, ma non so dove sia sopra. E infatti, sperando che non ci caschi in testa, no, è impossibile perché è alto 1, cioè è largo 4, mi pare, quindi non può cascarci in testa. E niente. Adesso dov'è che è? Di là sembrerebbe, no, ancora su, sì. Ecco, abbiamo rifinito il piccone, utilizziamo quello di ferro. Andiamo ancora su perché se mi sembra più di qua. Due entità di qua. Sembrerebbero. Però con l'entità bisogna anche stare attenti. Come dicevo nello scorso episodio con i Chunk Up Days, perché entità è inteso anche il blocco rotto, cioè un item. In questo caso 0 entità, 1 entità, 2 entità, 3 entità. In questo caso non ne dà 18 perché ci sono pochissimi, cioè da 1.3.1 di Minecraft, mi pare. Che adesso non ci sia più il modo di mettere cobblestone tipo così. Se ne mettono due o più vicini, sì, mi pare nello stesso blocco si prendono automaticamente. Anche se noi ne mettiamo uno qua, là in fondo, e uno qui, vabbè, si prendono comunque, mi pare di ricordare dalla 1.3.1. Comunque, non riusciamo a trovare. Oh, qua sopra. Almeno spero. Cosa combino? Lo so solo io. Mettiamoci un po' di cobblestone sotto i piedi, tenendo libero il passaggio perché ho sempre paura che ci sia qualche. Guardiamo che non ci sia nessuno perché non voglio morirci. Oltre a questo ragno, non mi sembra ci sia molta altra gente. Decisamente facile da combattere. Oh! Di cosa stavamo parlando prima? Ho molta paura. Smeraldo, il primo smeraldo. Che bello. E la lava. Sembra che ci sia anche qualche cos'altro qua dietro più o meno, ma a me poco interessa per ora perché voglio tornare a casa immediatamente e non perdere lo smeraldo e nemmeno tutta l'altra roba. Quindi ci torno a casa. Tanto avevo detto che questo episodio non l'avremmo fatto tutto in miniera, invece è finito per farlo tutto in miniera. So che facendo così si consuma un mucchio di cibo, ma voglio arrivare presto a casa perché non mi piace, cioè non, se no si passa troppo tempo nei corridoi e ciò non mi piace.
Poi faremo anche qui tipo ferrovia. In modo che veniamo subito teletrasportati a casa. Cioè, via teletrasporto. Oh. Non fare scherzi. Veniamo subito portati a casa. Magari il tunnel sotterraneo, tipo metropolitana. Qualcosa del genere. O anche aereo. No, aereo poi starebbe male. Sì. Magari di vetro. No, poi sta male lo stesso. Vediamo. Lo zombie sarà despawnato sicuramente, infatti. E perché lasciano le porte aperte? Boh. E basta. Tornando a casa, io vi dico che per questo episodio è tutto. Vi ringrazio per la visione. Devo fare una porta sul retro, perché sennò devo fare sempre il giro dell'oca. Vi ringrazio per la visione e vorrei fare un'altra chest per metterci i minerali. Si dovrebbe girare. Da quando in qua non si gira più? Boh, una volta si girava quando si metteva la roba dentro. Boh, non si gira più. Vi ringrazio per la visione e consigliatemi di che cosa fare il pavimento e magari di cobblestone, dato che ne abbiamo tanta, ma ditemi voi e basta. Facciamo un altro chest per metterci tutto questo. No, vabbè, mettiamoci tutta la nostra roba. Via, 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 via. Prendiamo tutta questa. E la mettiamo via di sopra perché non mi piace tenere in disordine in questo modo le chest. Cos'è che volevo prendere qua? Boh, niente. E via. E anche la pasta. E vi ringrazio per la visione. Lasciate mi piace, iscrivetevi, commentate, fate quello che volete. Basta che non mettete non mi piace. Da Aden è tutto.